Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, leasing. Leggiamo insieme la motivazione. Per confermarsi per l'ottavo anno consecutivo il miglior partner per artigiani, microimprese e piccole e medie imprese, contribuendo al rilancio del sistema economico italiano dopo il blocco delle attività dovuto all'emergenza sanitaria, per la continua crescita e per l'apertura a nuovi settori come green, agricoltura e sostenibilità. Il premio va a Société Générale Equipment Finance Italia Fraer Leasing SG Leasing. In collegamento con noi Carlo Mesceri, amministratore delegato, che non è solo, è con tutto il suo team. Bentrovati, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora lascio le presentazioni a lei e poi le chiedo subito un commento a caldo per questa vittoria. E io comincio col commento a caldo dicendo che sono molto soddisfatto, no? E quindi desidero condividere questa soddisfazione con le prime linee, iniziando dai miei due vice direttori generali de facto, insieme al collega Olivier Furlan, che oggi è assente per motivi di lavoro, Lornella Moroni, se mi consente una presentazione al di fuori degli schemi, quella che tiene i conti, quella che ci dice dove guadagniamo di più, dove guadagniamo di meno, dove perdiamo. E poi alla mia destra Giovanni Mondardini, che è quello che fa la selezione dell'analisi del rischio, quindi dice quali sono le operazioni da fare e quelle da non fare, ma da evitare, insomma, no? Da evitare. Alla destra di Giovanni Mondardini abbiamo Angela Zamporri, che è il capo del personale. Il capo del personale. Domenico Galluzzo, capo dell'organizzazione IT. E poi abbiamo Fabio Strada, che è la punta di diamante di un ufficio molto importante da noi, che è l'ufficio immobiliare. Maurizio Bottoli, che è l'assistente della Ornella Moroni per la gestione del controllo, dei controlli di conti, controllo di gestione. Viene Ilaria Lopiezzo, che è la responsabile dell'ufficio marketing commerciale e marketing strategico, quindi che mi aiuta nel indicarmi, a suo giudizio, le vie da intraprendere, i suggerimenti da adottare, e la Fiorella Rognoni, che lavora con Fabio Strada nell'ufficio immobiliare. Ecco, io colgo l'occasione, ripeto ancora, Olivier Furlan non è potuto essere presente oggi per impegni di lavoro, e io rivolgo un ringraziamento ai miei colleghi qui presenti e a tutto il team che loro dirigono. Ottimo. Lei mi ha detto dire un commento a caldo. Beh, innanzitutto, come le ho detto, sono molto soddisfatto, perché confermarsi non è mai facile, e confermarsi per 8 volte lo è ancor meno. E questo potrebbe essere un ovvio commento di soddisfazione. Ma c'è di più. Il 2020 e il 2021 sono gli anni che noi ricorderemo come gli anni del Covid, gli anni che hanno cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, il comportamento dei consumatori e quindi il comportamento delle imprese, quindi le strategie delle imprese. Ecco, noi abbiamo saputo adattarci a questi cambiamenti non solo nella nostra organizzazione interna, ma anche nelle relazioni con i clienti e con i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo business originators. Ci siamo anche adattati ai prodotti. Allora, per i clienti e i business originators posso dire che loro hanno apprezzato molto il fatto che ora noi possiamo effettuare quella che in gergo si chiama adeguata verifica e soprattutto firmare i contratti a distanza con modalità digitale. Ecco, questo è, ci siamo saputi adeguare, e questo è un fatto veramente molto importante, perché dimostra come ormai le distanze geografiche da tempo non esistono più, e non esistono proprio in quei settori dell'economia rappresentati dagli artigiani e dalle piccole
le medie imprese. Per quanto concerne i prodotti, non è che noi abbiamo cominciato, noi abbiamo continuato, perché in realtà avevamo già cominciato anni prima a occuparci di quegli artigiani, di quelle piccole imprese che lavoravano nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'energia pulita, e a favore di quelle imprese che si pongono come obiettivo strategico anche la responsabilità sociale. Ma se vogliamo dire il terzo motivo, che è quello che mi rende particolarmente orgoglioso, è che nel far questo lo abbiamo fatto rimanendo noi stessi, cioè nei valori, nella condivisione dei valori della spina dorsale del paese, che sono, come sappiamo, per l'Italia, gli artigiani, le microimprese e le piccole e medie imprese. Ecco, noi siamo rimasti noi stessi nella condivisione di questi valori. Esatto, infatti stavo proprio chiedendole, ma già ha fatto un bel quadro in una fase così delicata per l'economia italiana, per il nostro paese, e voi siete stati proprio accanto a quella che è, come l'ha definita lei, la spina dorsale del nostro paese. Quindi le chiedo se vuole citare qualche iniziativa in particolare, per poi, e così ci rifacciamo anche a un altro aspetto che abbiamo letto nella motivazione, per poi focalizzarci su quelli che saranno le sfide future, no? Adesso che si riparte, voi vi state concentrando su sostenibilità, green, insomma, che sono dei punti centrali per il futuro. Ecco, facciamo un po' un collegamento, iniziative messe a punto in questo anno e traguardi futuri. Allora, per quanto concerne le iniziative a mio giudizio più importanti su cui ci siamo concentrati sono state due. Uno, la prima, se vogliamo, è la più importante: una gestione attenta delle moratorie. Tutti sappiamo cosa sono le moratorie, sappiamo anche che l'Italia è stato l'unico paese in Europa a renderle, per quel famoso decreto Cura Italia del marzo 2020, obbligatorie per legge. Ecco, noi abbiamo, ci siamo focalizzati in modo che questa gestione delle moratorie fosse stata una gestione attenta. Attenta a che cosa? Attenta al rispetto delle norme e rispettosa degli interessi della clientela, rifuggendo in modo particolare da quelle manovre di facile acquisizione del consenso, no? Dei comportamenti, solo in apparenza nell'interesse della clientela. Io chiamo questi comportamenti di marketing di breve respiro, no? Quello di dare l'impressione di fare l'interesse della clientela. Nello specifico, le moratorie. Con le moratorie abbiamo perseguito la neutralità dei costi. Il decreto Cura Italia imponeva la gestione della moratoria all'insegna di una neutralità, cioè il cliente non avrebbe dovuto avere un costo aggiuntivo così come la società di leasing, in maniera che il fondamento di questa moratoria era: se il cliente la richiede, tu, istituzione finanziaria, sei obbligata a concederglielo, ma glielo devi concedere senza aggravio di costi. Ecco, noi questo lo abbiamo fatto, ovviamente come tutti, nel rispetto della legge, ma quello che abbiamo fatto, siamo riusciti a gestire il rispetto della normativa dell'EBA, che è l'ufficio della Banca Centrale Europea preposto per questo tipo di normativa, va bene, e quella che era l'interesse del cliente. Il nostro cliente, per come noi abbiamo saputo gestire le moratorie, non corre alcun rischio di essere classificato forborne. Forborne vuol dire è l'anticamera del default. Okay. Abbiamo saputo contemporare, abbiamo messo un occhio sul rispetto della normativa e sull'interesse del cliente, ma sul vero interesse del cliente, non quello in apparenza come qualcuno ha fatto. No? Quindi il nostro comportamento è stato un comportamento attento, sensibile e non superficiale. Grazie a questo, ripeto, la nostra clientela non corre il rischio di essere classificata forborne. Certo, questo è importantissimo. Default, ma è l'anticamera del default. Tant'è che noi in questi giorni stiamo trasmettendo una comunicazione alla nostra clientela proprio per spiegare quello che è accaduto e spiegare in maniera assolutamente trasparente il nostro comportamento.
La trasparenza, ecco un'altra parola chiave. Senta, a questo punto, nuovi settori, come abbiamo letto nella motivazione, sostenibilità e green, punterete da qui in avanti, soprattutto insieme alle altre cose, ovviamente, che, su cui vi concentrate, su questo? Volevo però dire un'altra cosa, poi arrivo alla sua domanda, ma volevo anche dire che le nostre società di leasing hanno dato un grosso contributo, un grosso sostegno all'azione associativa della SIVEA nel sostenere non i nostri interessi di società di leasing, di banche o di istituzioni finanziarie, ma quelli della nostra clientela. E mi riferisco al rifinanziamento della legge Sabatini, che è una legge che in Italia è conosciuta da tutti gli operatori dell'economia reale. È quella legge che per le imprese che investono c'è un riconoscimento di un contributo in conto interessi. Abbiamo dovuto constatare, devo dire con una certa sorpresa, che è stata esclusa dal decreto sostegni bis, è stato escluso il rifinanziamento della Sabatini. Noi stiamo sostenendo un'azione di sostegno, stiamo sostenendo un'azione della Silea in maniera che rappresenti al potere legislativo l'importanza del rifinanziamento. E anche l'altro aspetto è la possibilità di rivalutare i beni in leasing. In Italia nel diritto tributario è prevista la rivalutazione dei beni di proprietà, stiamo sostenendo la nostra associazione nella richiesta di poter rivalutare i beni in leasing come quelli in proprietà. Lei mi ha chiesto i traguardi. Sì. Guardi, il traguardo è molto semplice. Noi miriamo, e devo dirle che finora ci siamo riusciti, ad arrivare a un'attività ante-Covid, quindi ad avere un'attività, un fatturato, avere un ammontare di contratti di leasing stipulati, va bene, come facevamo in epoca ante-Covid, perché vede, il confronto dell'attività nel 2021 con l'anno precedente è un confronto poco significativo. Lei ricorderà che marzo, aprile, maggio il nostro paese era in... Certo, si può, sì. Ovviamente, era tutto chiuso, assolutamente sì. La produzione era chiusa, quindi le imprese non investivano e noi non potevamo evidentemente stipulare contratti di leasing. Un confronto significativo è col 2019. Bene, il mercato ha già raggiunto l'attività ante-Covid, il mercato del leasing, e questo depone a favore che l'Italia è in ripresa, innegabilmente è in ripresa. Se strumenti di finanziamento per l'acquisizione di beni di produzione sono in ripresa, evidentemente è l'attività, è il motore che è in ripresa. Noi con una certa soddisfazione diciamo che siamo andati oltre, perché noi siamo oltre di quasi il 20% alla produzione del 2019, quindi questo è veramente molto importante, perché conferma la nostra vocazione di partner della spina dorsale dell'economia. Lei mi dice nuovi settori. Senta, io le ho già detto che abbiamo accentuato l'attività nel green, che abbiamo accentuato l'attività nel settore delle energie pulite, nel settore delle imprese sostenibili, questo gliel'abbiamo già detto. Ma io voglio iniziare. Nuovi settori. Senta, mi perdoni, comincio dal non nuovo, dal vecchio. Non è nuovo, ma voglio dire che l'economia reale italiana, cioè ancora una volta mi ripeto, perché sono i nostri clienti, artigiani, microimprese e piccole e medie imprese, potranno contare su di noi e noi continueremo a essere al loro fianco. Veniamo ai settori nuovi. Settori nuovi, gliel'ho detto, dove c'è energia pulita, il settore delle attività rispettose dell'ambiente, ma anche a favore degli operatori sensibili al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori al lavoro. E qui faccio a meno di aggiungere altre parole, perché purtroppo ogni giorno assistiamo a delle statistiche di morti bianche ecco, noi siamo particolarmente attenti, visto che noi abbiamo la proprietà del bene concesso in leasing, a che le imprese che noi affidiamo siano attente, sensibili al rispetto della norma sulla sicurezza del lavoro, ma in generale sul rispetto di tutte le norme, quelle delle autorizzazioni, quindi verificare che il cliente che affidiamo abbia le carte. Certo. E poi
magari lei si stupirà del fatto che solo di striscio vado sulle novità, ma come le ho detto, guardi che noi aborriamo l'idea della moda. No, 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 è che vorrei saperlo perché siamo quasi in conclusione, ma non mi può lasciare in sospeso una cosa così importante prima di risentirci eventualmente la prossima edizione. Certo, per no, questo. Ma io le ho detto, guardi, sì, per sostenere l'economia reale, beh, certi segreti non li posso venire a dire, altrimenti no, i nostri concorrenti certo, ci coprono. No, certo, ci mancherebbe, no, no. Ecco, no, però voglio dire, guardi che in Italia c'è stata una presa di coscienza anche per le istituzioni finanziarie nell'andare a verificare sempre con maggior precisione, con maggior profondità, con maggior sensibilità, quelle che vengono chiamate in gergo operazioni sospette, quelle che vengono chiamate in gergo operazioni di riciclaggio. Guardi che è molto importante. Certo. E noi ci stiamo, non che non lo facessimo prima, ma Banca d'Italia è diventata sempre più, come dire, sempre più incisiva nelle richieste di verifica. Ecco, per cui le dico, i settori dell'energia pulita, le attività rispettose dell'ambiente, operatori sensibili al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori al lavoro e di tutte le norme amministrative nel senso delle autorizzazioni. Una sempre più meticolosa azione di verifica di finanziare soggetti okay, che hanno come obiettivo. Scusi, la nostra storia, ecco, noi continueremo la nostra storia, continueremo a essere trasparenti, a essere corretti verso il mercato e a condividere i valori economici, i valori morali, di etica della nostra clientela. Ok, ottimo, beh, insomma, la storia ha fatto bene a ribadirla, ma è nota, continuerete così, quindi complimenti e naturalmente a tutto il team, come li ha definite lei, le persone in prima fila con lei. Ringrazio Carlo Misceri, amministratore delegato di Societe Generale Equipment Finance Italia, Fryer Leasing, SG Leasing. E insomma, questo era l'ottavo anno consecutivo, vi aspetto per il nono, grazie, complimenti. Grazie per l'auspicio. Grazie, beh, ci vuole, quello ci vuole. Grazie, complimenti a tutti. Grazie.